oggi parliamo di archivi di tweet, due tipi di archivi, uno individuale che verrà creato dallo stesso Twitter a disposizione di ogni singolo utente, uno generale, universale, che più universale non si può perché si tratta dell'archivio che sta preparando la Library of Congress. La puntata di oggi si intitola Twittery of Congress. Lo scorso luglio la Library of Congress, la biblioteca di Washington, sapete che già cataloga sistematicamente ogni singolo libro pubblicato nel mondo, e che è anche un famosissimo centro ricerca di storia, mappe, fotografia e storia orale americana di importanza planetaria. Dopo un anno di trattative annunciava di poter procedere, dopo un altro ulteriore anno di lavoro, ad una archiviazione di tutti i tweet pubblici dalla nascita di Twitter nel 2006 al 2010. Basati su una donazione annunciata appunto nel 2010 dallo stesso Twitter, quindi con un accordo fatto con la stessa piattaforma, che a sua volta si impegnava poi a fornire aggiornamenti periodici alla Library of Congress per arricchire questo archivio e tenerlo aggiornato. È una cosa abbastanza mirabile, non soltanto perché l'ossessione della storia liquida espressa in questi anni su Twitter finalmente avrà una qualche forma di soluzione, ma perché questa idea è nata nel 2010, prima che Twitter diventasse lo strumento di portata storica nella comunicazione social e nel citizen journalism che conosciamo oggi.